A Potenza il Benevento ha centrato la quarta vittoria consecutiva, superando i padroni di casa con il risultato di 2-0 grazie alla doppietta realizzata al 33esimo e al 38esimo da Lanini nella prima parte del match. Il Benevento ha ottenuto dunque con questo successo l'11esimo risultato utile consecutivo, media da promozione diretta per la formazione di mister Auteri. Auteri ha schierato in campo contro il Potenza il 3-4-3 con Paleari, Berra, al suo posto al 41esimo Viscardi, Terranova, Capellini in prota, Caric al 41esimo sostituito da Pinato, ha poi Nardi, Simonetti, Ciano sostituito al 23esimo da Bolsus, Lanini, autore della doppietta, al suo posto al 32esimo Carfora, Starita sostituito sempre al 32esimo da Masciangelo. Ancora un super Benevento al Viviani di Potenza questa volta, e la squadra giallorossa che riesce a tenere il passo della Juve Stabia, che ha superato per 3-1 il Latina in questa 11esima giornata di ritorno del campionato di Serie C, Girone C. Il Benevento ha giocato un ottimo primo tempo dopo la fase iniziale tutta di marca potentina. Poi è venuto fuori il Benevento e grazie alla Nini e a una buona prestazione corale della squadra di Auteri, il Benevento praticamente ha messo il sigillo su questa partita. Nella ripresa i padroni di casa hanno provato a dire qualcosa in più rispetto al Benevento, che comunque è stato bravo a controllare la gara. Ora il Benevento giocherà in casa nella prossima domenica alle ore 18:30. Ancora una partita importante per la squadra di mister Auteri. Il Potenza resta al 14esimo posto a 36 punti e invece il Benevento sale a quota 57 punti, alle spalle sempre della Juve Stabia che sopravanza i giallorossi di 7 punti. I risultati nella 30esima giornata del campionato di calcio di Serie C: ACR Messina Crotone 0-1, Avellino Catania 5-2, Foggia Picerno 2-0, Monopoli Brindisi 2-2, Giuliano Turris 2-1, Taranto Virtus Francavilla 1-0, Latina Juve Stabia 1-3, Monterosi Tuscia Sorrento 1-0, Potenza Benevento 0-2, Casertana Audace Cerignola 1-1. La classifica del campionato di calcio di Serie C: in testa lo Juve Stabia con 64 punti, seguono il Benevento a 57, Avellino e Taranto 53, Picerno 51, Casertana 48, Crotone 46, Giuliano 45, Latina 41, Sorrento, Cerignola 40, Messina 39, Foggia 38, Potenza 37, Catania 35, Turris 29, Monopoli e Virtus Francavilla 26, Monterosi Tuscia 24, chiude il Brindisi con 18 punti. Il prossimo turno nella 31esima giornata del campionato di calcio di Serie C, domenica 10 marzo alle 14, si gioca Brindisi-Giuliano, sempre in pomeridiana alle 16:15 Catania-Potenza, alle 18:30 è la volta di Benevento a CR Messina. Alle 20:45 in notturna scendono in campo Audace Cerignola e Monopoli, Crotone e Latina, Sorrento e Foggia e Virtus Francavilla Avellino. Lunedì 11 marzo, sempre in serata alle 20:45, si giocano Juve Stabia Taranto, Picerno Monterosi Tuscia e Turris Catania. Doppia tappa a Benevento del presidente del CONI Giovanni Malagò. Affabile, garbato, simpatico e personaggio intelligente, ha accolto l'invito del sindaco Clemente Mastella recandosi in mattinata a visitare il campo di rugby di Via Compagna gestito dal Rugby Quarto Circolo di Benevento e successivamente ha inaugurato il pattinodromo di Via Mustilli. Ascoltiamo l'intervista realizzata per TV7 da Alfredo Salzano al presidente Malagò. Presidente Malagò, benvenuto a Benevento su questa bellissima struttura che lei ha sostenuto. Il sindaco poco fa diceva abbiamo suggellato ulteriormente la nostra amicizia che è di vecchia data. Purtroppo ci conosciamo da troppi decenni, però oggi siamo di buon umore, cioè veramente mette allegria, guarda i giovani, ma poi insomma vedi questa struttura inaugurata nel 2015 grazie alle Sport e Periferie, all'epoca il CONI se ne occupava. Mi sento di dire che saremmo stati fortunati, io penso anche abbastanza capaci, conoscenti il percorso netto, perché abbiamo la conoscenza della realtà del territorio e Sport e Periferie. Credo che se devi fare uno spot di quello che è un impianto di sport, fai vedere questo.
Oggi c'è anche il pattinodromo, quindi due momenti molto belli e poi l'incontro con i giovani, come diceva poco fa. Sono quelle cose che ci danno energia, ci danno carica, sono molto felice di questo. Bravi Benevento, bravo. L'ultima cosa, il movimento sportivo sotto la sua presidenza ha ottenuto risultati veramente eccellenti. Guardando questi giovani in progressione, come immagina, diciamo, questo cammino? Non semplice, lo dico con franchezza, e sono un grande ottimista perché non posso non essere al tempo stesso realista. E stiamo clamorosamente portando dei risultati, se non c'è un piano diverso sull'impiantistica secondo me sarà impossibile continuarli a fare, e di contro indispensabile avere un'inversione di tendenza sulle politiche demografiche, perché purtroppo siamo un paese meraviglioso, ma un paese che si sta invecchiando e nel resto del mondo esattamente succede il contrario. Proprio un'ultima cosa, l'Italia che cosa guarda come tappe, come appuntamenti importanti, sia europei che mondiali? Si candida? Ci siamo capiti, grazie. Grazie. Il campo di rugby di Via Compagna a Rione Ferrovia nell'ottobre del 2015 fu travolto dall'alluvione del fiume Calore che lo distrusse. A nulla valsero i tentativi dei componenti del rugby quarto circolo di Benevento e di tanti volontari di salvare la struttura, della quale rimasero orfani per lungo tempo fino al 5 luglio 2021, quando il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che aveva chiesto un impegno finanziario concreto alla presidente nazionale del CONI, Giovanni Malagò, tagliò il nastro della nuova struttura sportiva ristrutturata. Il comune di Benevento partecipò con un proprio progetto ad un bando nazionale del CONI Sport e Periferie. Riviviamo questo percorso avvincente raccontato ai microfoni di TV7 dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, intervistato da Alfredo Salzano. Io non ero sindaco, dopodiché intervenni per fare qualcosa, chiamai Siscia Notizia per dare un po' di soldi a Benevento e misero la iscrizione tramite Riccio, non Riccio che è il papà Urgiari Benevento di Ciuccello, e poi chiamai Giovanni. Quando io sono diventato sindaco, ma Giovanni, cioè, dammi una mano per far qualcosa per questi che fanno tanti sforzi, hanno fatto tanti sacrifici. E oggi, poveretti, sono andati da fare per tentare di rimuovere il fango e togliere via l'acqua, però sarebbe rimasto così, tolto il fango, anche tolta l'acqua, però non ci sarebbe stata questa splendida struttura. Grazie a Giovanni, allora, mi diede una mano e quindi Benevento contemplò questo intervento, diciamo, straordinario per molti aspetti, ma anche ordinario, per cui oggi c'è questo, diciamo, impianto che veramente, insomma, va per la maggiore ed è una cosa di cui veniamo orgoglio. E quindi oggi mi ha fatto piacere, il momento in cui veniva a inaugurare il pattinodromo, ringraziarlo ufficialmente, perché grazie a lui, insomma, si deve questo dato, diciamo, positivo, che tanti ragazzi, o 200 ragazzi, il prossimo anno ci saranno anche le ragazze che faranno rugby, è uno sport che a Benevento è qualificato e qualificante, e qui mi sembrava giusto così. Poi siamo amici da tantissimi anni con Giovanni, per cui... Infatti la sua presenza oggi suggella questo rapporto? Sì, sì, siamo tantissimi anni, tutto un gruppo, io, lui, Luca di Montezio, che siamo sentiti della Valle, insomma, ci siamo frequentati sempre con Giovanni, quindi questo splendido rapporto l'ha portato qua. Oggi siamo a pranzo assieme a casa e poi andiamo a inaugurare, per dire, insomma, che abbiamo fatto belle cose e speriamo di fare ancora altre. Talento cristallino e campionessa di pattinaggio a rotelle. È questa la frase che il comune di Benevento ha impresso sulla targa scoperta dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, dal presidente nazionale del CONI Giovanni Malagò e dal papà di Miriam Castelluzzo, Antonio, in occasione dell'inaugurazione del pattinodromo di Via Mustilli a Benevento. Una cerimonia toccante ed emozionante a cui hanno partecipato in tantissimi per ricordare Miriam, campionessa di pattinaggio a rotelle. TV7 ha incontrato Antonio Castelluzzo, che è intervistato da Alfredo Salzano, ha raccontato delle imprese di sua figlia Miriam. La commozione che mia moglie è venuta a mancare da un paio di mesi, e lei era la spinta della figlia, anche se non poteva andare perché io comunque ero un impiegato, però vai tu, e l'accompagnavo un po' dappertutto. Però agli europei c'è stata pure lei, e la prima gara che hanno fatto agli europei l'ha vinta lei. La seconda si è tirato tutta la gara per far vincere a qualche altra atleta italiana, e la terza ha detto faccio vincere però mi porto il terzo posto, quindi, e hanno fatto proprio l'amplan, prima, seconda e terza, tre ragazze italiane, una di Bari, Francesca Magnifico, e una di Piombino, Moira Tolomei, e poi lei la terza. Erano... È un bel risultato, sì. Certo. Da oggi in poi, quando si parlerà di sport e di Miriam,
ci sarà un'ondata diversa, ci sarà un umore spero differente. Che possa essere d'esempio a sti ragazzi di oggi, che magari lo sport, io dico sempre, è quello che è. Se si ama e ci si impegna, i sacrifici, io dico che vengono premiate. Perché poi lei non è che piaceva solo il pattinaggio, lei le scuole medie, tutte le discipline, il gioco della GMG erano le sue, tranne il pattinaggio, dice quello me lo vado a fare in ambito nazionale. Ha fatto le superiori, addirittura un giorno si è camuffata, palla a mano, palla a volo e palla a canestro. Difatti l'arbitro dice: ma tu non puoi giocare, hai giocato stamattina. No, no, non sono io, vedi, aveva cambiato solo la maglia della tuta. Un'altra bellissima giornata, il programma PIX sta regalando alla città emozioni e bellezze pregevoli, così in una nota Francesco De Pierro, vice sindaco del comune di Benevento e delegato ai PIX, il pattinodromo è un'altra sfida vinta. È in via d'acquisizione l'omologa federale, potremo ospitare eventi di rilievo nazionale, come il presidente Malagò ha promesso al sindaco Mastella. Intanto qui tante ragazze e ragazzi potranno svolgere un'affascinante disciplina sportiva. La città eredita dal programma PIX un patrimonio multiforme, cultura, promozione dell'arte, valorizzazione turistica, ma anche recupero intelligente di beni patrimoniali e impianti per lo sport e il tempo libero, risultati oggettivamente di primissimo piano. Presso il Teatro Comunale di Benevento si è tenuta la presentazione del nuovo lavoro dell'avvocato Mario Collarile dal titolo Iside Signora di Benevento. Hanno presenziato all'incontro il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il presidente della provincia Nino Lombardi, il presidente di Confindustria Oreste Vigorito, il vicepresidente Filippo Liverini, il presidente dell'ANCE Mario Ferraro, la direttrice Anna Pezza e Vincenzo Mucci, proprietario di G8 Mobili, che ha realizzato una riproduzione dell'obelisco in legno con la consulenza dell'archeologo Pierfrancesco Itti. L'ultimo lavoro editoriale dell'avvocato Mario Collarile si presenta come uno spaccato tra storia e narrazione, tra arte e bellezze del capoluogo sannita, un invito a non dimenticare il passato per guardare al futuro e valorizzare la cultura ed il turismo locale, un incontro importante che ha gettato le basi tra le parti per mantenere viva la storia del Sannio e di suoi scorci archeologici più antichi, scrivendo un'ulteriore importante pagina tra passato, presente e futuro, a firma dell'avvocato Mario Collarile. È finito da poco la presentazione, anzi la rappresentazione del libro Iside, la patrona di Benevento, che io ho considerato un pretesto per avviare un processo virtuoso di competizione tra le varie industrie d'élite della città e della provincia. Infatti la G8 Mobili ha realizzato una copia perfetta dell'obelisco in Piazza Papiniano e l'ha donata alla Confindustria, perché si mette in moto un procedimento virtuoso. Noi abbiamo tanta cultura, però la cultura deve diventare economia e solo così noi fermeremo l'esodo dei nostri ragazzi che devono abbandonare Benevento. Benevento ha un grande futuro se sa utilizzare il proprio passato. Apprendo con grande rammarico e sincero dolore dell'ondata di criminalità che sta affliggendo non solo la città di Sant'Agata dei Goti, ma anche altre aree del Sannio, in particolar modo con reiterati furti nelle abitazioni private, che in qualche circostanza sono sfociati in deprecabili e pericolosi atti di violenza che hanno colpito inermi famiglie, così in una nota all'onorevole di Forza Italia Francesco Maria Rubano. È un'incresciosa situazione che va arginata e debellata, va riportata la sicurezza e quindi va fatta sentire forte la presenza dello Stato sul territorio. Per questa ragione, nella giornata di mercoledì, ho incontrato il ministro degli interni Matteo Piantedosi, chiedendo che sia dato un ulteriore segnale forte di presenza dello Stato a tutte le aree interessate da questa ondata di criminalità e violenza. A breve incontrerò anche il prefetto Carlo Torlontano e il questore Giovanni Nunzio Trabunella. Si è tenuto nella cornice di Palazzo Polo V, con il supporto del Comune di Benevento e dell'Asia, il seminario formativo territoriale sull'accordo quadro ANCI-CONAI, che garantisce ai comuni la copertura degli oneri sostenuti per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi. La città di Benevento, ha dichiarato il sindaco Clemente Mastella, ha avuto una vera e propria svolta in termini di raccolta differenziata. L'Asia era una realtà ridotta a pezzi, ma l'azione di Madaro e della squadra che lo supporta l'hanno trasformata radicalmente, sanando i conti, eliminando le clientele e stabilizzando il personale, nonostante i fondi che ci attribuiscano siano minori rispetto a quelli di Napoli, pur avendo Benevento una superficie molto più estesa del capoluogo partenopeo.
Stiamo facendo passi in avanti, ha commentato l'assessore all'ambiente Alessandro Rosa. Benevento ha dimostrato di essere sempre più una città virtuosa, secondo i dati dell'Osservatorio regionale sui rifiuti è la prima in Campania. Ciò significa che stiamo facendo un grande lavoro, ora però dobbiamo cercare di sfondare il muro del 70% e chiudere il ciclo dei rifiuti con la riapertura dello stier di Casalduni. Siamo una buona performance, ha aggiunto l'amministratore unico dell'Asia Donato Madaro, sia in termini di raccolta differenziata che di tasso di riciclo. Siamo una società ristrutturata economicamente che ambisce all'affidamento del servizio per altri 8 anni. Non si ferma l'impegno dell'ASL a favore del territorio. Con la delibera 127 del 7 marzo 2024, l'azienda sanitaria ha indetto una nuova procedura selettiva per la stabilizzazione a tempo indeterminato di 5 assistenti sociali e un operatore tecnico specializzato, autista di ambulanza. Continuiamo a perseguire l'obiettivo di rafforzare l'offerta di salute del territorio, dichiara il direttore generale dell'ASL, Gennaro Volpe, anche con l'acquisizione di personale di diversi ruoli e funzioni. Con questa ulteriore procedura di stabilizzazione, confermiamo l'attenzione dell'azienda sanitaria locale nei confronti del personale precario, valorizzando le competenze, promuovendo la stabilità lavorativa, garantendo continuità e qualità dei servizi sociosanitari. Nunzia De Girolamo, di nuovo vittima di uno scherzo del programma televisivo Le Iene. Stavolta a fregare la conduttrice televisiva è stata la iena Sebastian Garrazzini, che da diverse settimane sta portando avanti un format con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. La dinamica è sempre la stessa: innanzitutto sequestrare il telefono della vittima. Le Iene lo hanno fatto con l'ausilio di Gabriele Di Marzo, autore della De Girolamo. Una volta acquisito il telefono, l'obiettivo è chiaro: inviare messaggi vocali ambigui su WhatsApp con la voce creata proprio con l'intelligenza artificiale. Tra le vittime dei messaggi inviati dalla falsa voce della De Girolamo, anche la regina della TV Maria De Filippi, un simpatico siparietto con la De Filippi che ha videochiamato Nunzia proprio durante lo scherzo, ma anche Rosario Fiorello, al quale Nunzia ha chiesto di andare come ospite nella prossima edizione di Ciao Maschio. Non sono mancati Albano e Bruno Vespa, ma anche Rita Pavone e Caterina Balivo. Il mondo della musica presente con Clementino e Gigi D'Alessio, vittima dell'intelligenza artificiale, formato De Girolamo anche la coppia Simona Ventura e Giovanni Terzi. Non poteva mancare la politica con il ministro della difesa Guido Crosetto. Nel pomeriggio di giovedì, un altro conducente di un bus della linea del trasporto pubblico locale di Benevento della Trotta Bus è stato aggredito mentre svolgeva il suo lavoro. Infatti, l'autista alla guida di un mezzo sulla linea 12 alla fermata di Via del Pomerio è stato aggredito da un giovane che lo ha preso a pugni. L'uomo ha subito arrestato la corsa del mezzo allertando le forze dell'ordine, nel mentre il giovane era già fuggito. Sul posto la Polizia di Stato, che ha interrogato l'autista in servizio e i presenti sull'accaduto. Ancora da ricostruire la dinamica dell'aggressione. Sono stati oltre 100 gli alunni della scuola secondaria di primo grado Sant'Angelo a Sasso di Benevento che hanno accolto i carabinieri della locale compagnia. Le lezioni hanno coinvolto gli studenti dell'intero ciclo di studi delle classi secondarie di primo grado, guidati dal dirigente scolastico Michele Ruscello e dagli insegnanti. Agli incontri ha presenziato il capitano Emanuele Grio, comandante della compagnia del capoluogo Sannita. Le iniziative rientrano nell'ambito del progetto Formazione alla cultura della legalità, che rappresenta l'ennesima tappa del percorso intrapreso dall'Arma dei Carabinieri e dal Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, che ha l'obiettivo di sviluppare un cammino di crescita attraverso la diffusione della cultura della legalità negli istituti di istruzione di tutto il comprensorio di Benevento e della provincia. Ritornano gli appuntamenti con i raduni organizzati dall'Automotoclub Storico Antico Sannio. L'unico club federato ASI per Benevento e provincia ricorderà con immutato affetto il presidente Luigi Giangregorio a 2 anni dalla sua scomparsa. Appuntamento nella rinnovata Piazza Santa Maria a partire dalle 9:30 di domenica 10 marzo. Dopo la benedizione delle vetture, alle 10:30 Santa Messa in suffragio al Duomo di Benevento. In tutti è rimasto il suo indimenticabile altruismo e bontà. Il memorial, come le altre manifestazioni, serve per tenere vivo il ricordo del fondatore dell'ASAS, fiore all'occhiello del motorismo storico a livello nazionale.
Dopo la celebrazione eucaristica è prevista una visita guidata dei vicoli del centro storico e un aperitivo di benvenuto presso la sede del club in Vico San Lorenzo. Domenica 10 marzo, secondo memorial Luigi Gian Gregorio, per non dimenticare chi della vita ha fatto una missione. L'ASDIM, Associazione Diabetici Italia Meridionale, invita tutte le donne venerdì 8 marzo dalle 15 alle 19 a ritirare il voucher per un'ecografia senologica. In tale occasione verrà eseguita una prova gratuita della stabilità, il controllo gratuito dell'udito e verrà dato un pensierino a tutte le donne. Per info e prenotazioni chiamare il 351-7185-946. Per trattare te stesso usa la testa, per trattare gli altri usa il cuore. La campionessa beneventana, che si allena presso l'Accademia Olimpica Beneventana di Scherma, maestro Antonio Furno, non finisce mai di stupire e ottiene il secondo successo in 3 giorni ai campionati europei di scherma paralimpica in corso a Parigi. Una vittoria nata dopo un eccellente percorso nella fase a gironi, con 6 vittorie e nessuna sconfitta. Nei quarti di finale ha superato in scioltezza la bielorussa per 15-6, in semifinale altra vittoria senza remore contro l'Ucraina per 15-4, ha vincente e combattuta la finale contro la georgiana, nella quale la professoressa Campana ha dato sfogo a tutta la sua grinta e determinazione per riuscire a portare a casa la vittoria con il punteggio di 15-9, 2 titoli europei che proiettano sempre di più Rossana verso l'appuntamento olimpico di Parigi, nel quale davvero potrà confermare quanto fatto vedere in questi campionati europei. Felice tutto lo staff della nazionale italiana di scherma paralimpica per questo secondo prestigioso risultato dell'atleta sannita e in particolare il coordinatore tecnico della nazionale maestro dell'Accademia Olimpica Dino Meglio. A Monteruscello si è svolta la prima prova del campionato regionale individuale Silver di ginnastica artistica femminile livello A. Molti riscontri positivi per il club ginnastico Benevento. Le ginnaste del club sannita alla loro prima gara stagionale sono riuscite a raggiungere ottimi risultati. Il bilancio finale conferma 4 podi per la società diretta da Cristiana Danna, con il titolo regionale conquistato da Michela Panella nella categoria S1, il secondo posto per Clara Caporaso nella categoria S2 e il terzo posto per Alessandra Enrico nella categoria A4 e Alessandra Russo per la categoria Junior 3. Ottimi risultati tra le prime 10 della classifica regionale per le ginnaste Sofia Pignone, Aurora De Nigris, Claudia Ciardiello, Nicole Barigliano, Martina Martone, Rosa Savio, Michela Pancione e Giulia Ciardiello. Con questa notizia vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.